San Giuseppe prega per noi, San Giuseppe prega per noi, San Giuseppe prega per noi. Bentrovati cari fratelli e sorelle, mi trovo qui in Chiesa Matrice, abbiamo celebrato l'Eucaristia in questo primo giorno del Triduo in onore di San Giuseppe, a questo santo patrono della Chiesa universale. Tutti quanti noi di Curinga siamo devoti, c'è la chiesa di San Giuseppe, però abbiamo portato la statua di San Giuseppe qui nella chiesa matrice perché è più capiente, quindi molte persone potranno partecipare di più sia al Triduo che al giorno di festa, che sarà il 19 marzo questo anno 2022, è il giorno di sabato, e noi vogliamo pregare con San Giuseppe. Come San Giuseppe ha custodito Gesù, ha custodito la Madonna, li ha aiutati, li ha protetti. La Madonna Santissima e Gesù sentivano, ecco, San Giuseppe come loro protettore, coloro che li proteggeva dalle insidie varie, dai pericoli vari, custode della Santa Famiglia. E questa vocazione che San Giuseppe ha avuto con la Santa Famiglia continua ad averla ancora oggi per tutta la Chiesa. Infatti è patrono della Chiesa universale. E c'è quella bellissima preghiera in onore di San Giuseppe che noi possiamo fare. Io ho qui l'immaginetta, ecco, di San Giuseppe con la preghiera, la possiamo fare insieme, poi, mentre la leggiamo io posso aggiungere qualche cosa per spiegare qualcosa anche dal punto di vista teologico. E dice questa preghiera: a te, o beato Giuseppe. Giuseppe è beato, è felice, ha avuto Gesù dalle sue braccia, ha avuto la Madonna accanto, ha vissuto il paradiso in terra San Giuseppe, perché il clima di bellezza, di santità che si viveva nella Santa Famiglia era, come possiamo dire così, il paradiso in terra. Questa preghiera poi continua dicendo: stretti dalla tribolazione, a te ricorriamo. Infatti, ecco, l'umanità, la Chiesa, anche soprattutto oggi, è stretta dalla tribolazione per tanti motivi, anche per il Covid, per questo pericolo anche di una possibile guerra mondiale che ci potrà essere, non lo sappiamo, per tanti problemi, ecco, che hanno le famiglie. Ecco, siamo stretti dalla tribolazione, viviamo momenti difficili, e quindi, ecco, anche noi sentiamo San Giuseppe accanto e sentiamo, ecco, la sua protezione, lui che ci protegge, ci trasmette questo senso di serenità, è come un papà lui che veglia su di noi, sulla Chiesa, e penso anche in questo periodo difficile anche veglia su tutta l'umanità. E poi dice: fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, invochiamo quindi la tua protezione, che noi sappiamo che i santi pregano in paradiso per noi continuamente e vegliano su di noi come angeli custodi, ma possiamo dire che il primo angelo custode, possiamo dire così, di tutta l'umanità è San Giuseppe, appunto perché è patrono della Chiesa universale. Questa preghiera ancora dice: insieme con quello della tua Santissima Sposa, quindi la Vergine Maria, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue. Questa cara eredità siamo noi, perché dice San Pietro: Gesù ha versato il suo preziosissimo sangue per riacquistarci a Dio, per perdonarci i peccati, e quindi noi siamo come un'eredità, ecco, per il Signore, cioè un'eredità preziosa, e Lui ci vuole con sé per sempre, per l'eternità. E poi col tuo potere d'aiuto soccorri ai nostri bisogni. Infatti San Giuseppe ha un'intercessione potentissima. San Giuseppe è forte, la sua intercessione è forte, lui prega intensamente per ciascuno di noi, soprattutto in questo periodo, e ci aiuta anche a vivere bene la vita che viviamo, soprattutto dal punto di vista spirituale. Quindi anche noi diciamo, alla luce di questa preghiera, con la tua potente intercessione, San Giuseppe, prega per noi, soccorrici in tutti i bisogni spirituali e materiali.
E poi ancora continua questa preghiera: proteggio, provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo, che siamo noi. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e divisi che ammorba il mondo. Infatti San Giuseppe ha vissuto santamente la sua vita, e anche l'uomo che ha vissuto nelle virtù cristiane, pieno di tutte le virtù cristiane, le virtù si oppongono ai vizi, e quindi San Giuseppe con la sua preghiera ci aiuta ad allontanare, dice questa preghiera qui, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. E quanti errori, quanti vizi oggi all'umanità. San Giuseppe prega per noi, aiutaci a camminare nella santità. Poi ancora continua questa preghiera: assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. Ecco, San Giuseppe, nelle litanie di San Giuseppe c'è una di queste litanie in cui si dice che San Giuseppe è terrore dei demoni. Quindi anche quando noi invochiamo San Giuseppe, anche con questa preghiera, in qualche modo, ecco, facciamo anche una preghiera di liberazione, perché invochiamo la presenza di San Giuseppe che allontana da noi ogni male, allontana da noi ogni influsso malefico, allontana da noi le tentazioni, le insidie del demonio. E San Giuseppe è potentissimo contro il demonio. E poi ancora dice questa preghiera: come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. La Chiesa è sempre perseguitata perché porta avanti la santità, la bellezza di Dio, il Vangelo, e c'è il male che si oppone alla Chiesa, c'è l'uomo cattivo, l'uomo iniquo, come dice San Paolo, che è contro Dio. Questo è il mistero dell'iniquità. E poi dice: stendi ogni ora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio, mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Sapete che anche San Giuseppe è patrono della buona morte, quindi lui prega per noi, prega per tutti i morenti, perché vuole che nel momento della morte noi ci affidiamo totalmente a Dio e andiamo in paradiso. E quindi, ecco, viviamo questi 3 giorni di triduo, oggi, domani e dopodomani, qui in Chiesa Matrice, e poi dopo il giorno della festa, ecco, pregheremo per tutti voi. Ci saranno 2 sante messe, sabato 19, la prima messa alle ore 8 qui in Chiesa Matrice, e poi l'altra messa alle 17:30. Ecco, vi invito tutti a partecipare. San Giuseppe prega per noi, San Giuseppe prega per noi, San Giuseppe prega per noi. Che il Signore, ecco, vi benedica per intercessione di San Giuseppe, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.